Buon pomeriggio a tutti. Questo, penso ormai l'abbiate capito, è un canale molto democratico, nel senso che al fianco di macchine più blasonate, più o meno conosciute, insomma anche con una storia dietro, abbiamo trattato Pentax, Nikon, Canon, Leica, Zeiss. Vi invito anzi, se volete, andate, scorrete indietro, andate a vedere i video precedenti. Troviamo anche macchine più modeste, tra cui molte sovietiche, qualche macchina italiana e anche macchine giapponesi un po' più alla portata di tutti, economiche. Tra queste c'è la macchina di oggi, la Petri 7S seconda. Eccola nella sua custodia originale, un po' malandata, ragazzi, però le cose si trovano in questo stato. Non sempre si trova tutto nuovo, 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 comunque. La Petri 7S2 o seconda, chiamiamola, ognuno la può chiamare come vuole, è stata introdotta dalla ditta Petri, una marca di macchine fotografiche giapponesi, ricordo, il nome non deve far indurre in errore pensando che possa essere un marchio italiano, non è, è giapponese, nel 1974 ed è il miglioramento del modello Petri 7. E Petri 7S, da cui differisce per pochissimi particolari, quasi nulla, quasi nulla. La cosa essenziale, fondamentale, che contraddistingue questa dai modelli precedenti è l'aggiunta di un contatto caldo sulla slitta porta accessori. Per il resto è rimasta quasi sempre uguale. E andiamo quindi a vedere un po' come è fatta fuori da sta custodia. E ci appare questa bellissima, questa bellina macchina fotografica a telemetro di fattura piuttosto economica, ma che comunque contiene tutto quello che serve, racchiude in sé tutto ciò che serve per fare delle buone fotografie. Si tratta di una macchina fotografica a telemetro, vedete la finestra, dall'ottica non intercambiabile. In questo caso, togliamo il tappo. Si tratta di un Petri 45 mm f2.8, quindi anche abbastanza luminoso. Balza subito all'occhio questo cerchio che rappresenta la cellula esposimetrica al selenio, importante, come sempre, era una consuetudine di quegli anni. Beh, veramente nel 74 già incominciavano a usare le pile. Comunque, la dotazione di una cellula di questo tipo per la misurazione esposimetrica, che, devo dire la verità, ancora funziona. Strano ma vero, ancora funziona. L'ho provato, ancora funziona. Quindi non è il mirino della macchina fotografica questo, oltre al quadratino del telemetro, che, devo dire la verità, non è contrastatissimo. Comunque ancora è abbastanza individuabile. Vediamo anche, e aggiungo una diapositiva, il solito ago con la sotto sovra corretta esposizione. Già è tanto, perché tante macchine economiche del periodo, cioè economiche, questa è relativamente economica, macchine un po' più modeste di quel periodo non avevano la possibilità di una lettura esposimetrica, e questa invece sì. I tempi di questa macchina fotografica vanno da un secondo a un 5 centesimo di secondo più la posa B, e sono riportati su questo anello sull'obiettivo. Vedete? 30 è rosso perché il sincro flash è un trentesimo. Sotto c'è la ghiera dei diaframmi, questa che adesso vi muovo per far vedere. Vedete? Che vanno da 2,8, che è l'apertura massima, a 16. Macchina meccanica, quindi noi regoliamo il tempo e il diaframma in conseguenza della lettura esposimetrica che ci dà questa cellula, si dice, quindi al selenio. Quindi è veramente semplice e gustosa anche da adoperare, perché è una macchina che non necessita di un esposimetro esterno. Sopra, pulsante di scatto, mezzaluna
contiene il conto fotogrammi, funzionante anche questo. Slitta porta accessori col contatto caldo e il solito pomellino per il riavvolgimento del film una volta terminata l'esposizione. Questa è la leva di carica, azionata così. Questo è il mirino. Sotto abbiamo il solito pulsantino per sbloccare il rullo per riavvolgerlo, la presa per il cavalletto e il dorso si apre agendo su questa leva. Ecco, il problema di questa attualmente è che devo rifargli le guarnizioni, comunque è una cosa molto semplice. Vogliamo dare un'occhiata ai tempi che ho controllato recentemente, perché io questa macchina l'ho presa in un piccolo stock di roba da un mercatino, ho comprato un po' di roba e c'era anche questa. Non gli avevo dato una lira perché credevo, dico, boh, questa funziona, non funziona, la prendiamo e invece funziona. L'unica cosa che non va sono i tempi lenti, la posa B la fa, ma un secondo, mezzo secondo e un quarto di secondo no. Adesso non è la fine del mondo, che perché io raramente uso i tempi lenti. Però dovessi venderla, e questo lo dico sempre per correttezza, dico anche che un secondo, cioè è pigro, a volte lo fa, a volte sta lì mezz'ora e non chiude l'otturatore, cioè la tendina, l'otturatore non chiude, per questo non ha la tendina, ma l'otturatore centrale. Però lo dico, questo non, adesso mi viene in mente, perché adesso, vabbè, affronteremo il discorso più avanti, magari in un altro video. Perché ormai, ho visto, c'è la moda, quando compri qualcosa, anche soprattutto su internet, ti dicono sì sì, funziona, 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 devi insistere, no? Per chiedere, scusi, guardi, perché abbia pazienza, io le macchine le uso, non è che voglio fare il palloso, io le macchine le uso, vorrei sapere se i tempi vanno, sono tutti perfetti. L'ho detto che non uso generalmente le macchine un secondo, mezzo secondo, un quarto di secondo, però visto che la compro, visto che la pago, voglio che funzioni, e se non funziona me lo devi dire. Cioè, mi sembra una cosa stupida, superflua, invece non è così, perché mi è successo anche recentemente, devi insistere per farti dire se la macchina rispetta tutti i tempi o meno, e dopo ti dico no, effettivamente, scusa, dimmelo subito, chiusa parentesi. Qualora, questa è la porta ai mercati, la venderò, forse la provo anche prima, però ecco, si sa che i tempi da la posa la B la fa, i tempi da un secondo a un quarto di secondo sono pigri, nel senso che a volte vanno, a volte non vanno, probabilmente anche con l'uso ritornano in sesto, però al momento no. Vogliamo dare un'occhiata ai tempi? Allora, guardiamo la posa B, che dicevo. Io non so se si vede o meno, mi sa che non si vede niente. Ecco, si vede passare dietro la mia mano, ok? Rifacciamo che non era completamente aperto l'obiettivo. Ecco, adesso si vede un po' meglio. Faccio vedere la pinna. Ecco, il blu della pinna, ok? Vediamo i tempi da un ottavo, che era quello che fa, il tempo più lento che fa. C'è sempre la pinna blu dietro. Eccolo fa. Vediamo un trentesimo, no, i tempi vanno. Cioè, dov'è che non è che la devo vendere adesso voi, sia chiaro, però è solo per una curiosità, visto che stiamo trattando questa macchina. Poi, la messa a fuoco si fa, abbiamo detto, sulla base della lettura del telemetro, agendo su questa levetta. Si regola la sensibilità della pellicola con questa levetta nera che agisce, adesso vi faccio vedere, su questa finestrella. Questa è la finestrella della sensibilità della pellicola che cambia, vedete? Agendo su questa finestrella. Ok? Poi c'è da dire, che c'è anche l'autoscatto. L'autoscatto è questo, posizionato qui sotto. Ecco qua, vedete? Proviamo. Allora, non c'ho
mettiamo un trentesimo, carico la macchina, carico l'autoscatto e faccio partire. Visto? E insomma, la macchina è a posto, è bellina, vale la pena di provarla e infatti è quello che farò. Lo farò ovviamente con i tempi da un sessantesimo in su. Adesso per sicurezza mi porterò dietro anche lo sposimetro, perché poi vabbè, questa è del 74 sta macchina, quindi un po' grandina, no? Un po' di anni sulle spalle ce l'ha, probabile che si sia anche parzialmente esaurita la cellula. Proprio per questo io ci rimetto il tappo davanti, adesso che non serve. E farò la lettura integrandola con quella dell'esposimetro esterno per avere la certezza che funzioni e che il tempo sia giusto in considerazione della lettura esposimetrica fatta. La macchina ha anche questa cinghietta che ho tolto, però questo è di plastica, di gomma plastica, e l'ho tolta per una questione di praticità. Insomma, è completa. Custodia, cinghietta, tappo anteriore per salvare la cellula, è una bella macchinetta, una bella macchinetta, ecco, macchinetta dico sempre un termine che non mi piace, ma è una bella fotocamera economica, molto pratica, da provare e da usare, quello che farò appena potrò. Spero che questa macchina, c'è poco altro da dire, spero che vi sia piaciuta, se la trovate anche questa, queste si dovrebbero trovare, perché le macchine di quel periodo, insieme a questa Petri, veniva prodotta contemporaneamente in quegli anni la Canonette, che abbiamo già visto in un video di qualche tempo fa, mi sembra un paio d'anni fa, un anno, un paio d'anni fa. Grosso modo la filosofia è la stessa che le regge, no? Voglio dire, macchine a telemetro con la lettura esposimetrica data dalla cellula posta sull'obiettivo, macchine non esageratamente costose per l'epoca, però alla portata di tutti, che facevano sì che si potessero portare a casa delle belle fotografie. Quella volta si usava per i viaggi, no? In genere le fotografie si faceva quando si andava via, si facevano le gite. Non è come oggi che si prende la macchina e si scatta da un momento all'altro. Come ho fatto io oggi, appunto, per preparare un video che pubblicherò presto. Non voglio anticipare niente, è una prova. Sto tutto il pomeriggio. Ho fatto una sudata paurosa, perché qui si è passati dal freddo, dall'alluvione, si è passati direttamente al caldo, quasi al caldo estivo. Sono uscito, sono andato a fare queste fotografie e ho preso una bella caldata, insomma. Comunque, chiudo il discorso. Se vi è piaciuto mettete un like, se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale. Dai, voglio arrivare a 1000, dai, iscrivetevi. Fatemi arrivare a 1000, anche una soddisfazione personale, in modo tale che poi i contenuti, no, sono più sale, più si amplia il canale, più partecipazione anche vostra c'è e più possibilità ho anche di fare nuovi video. Quindi grazie ancora per l'attenzione e vi rimando al prossimo. Ciao a tutti.